Buonasera amici e amiche di Nova News 24, al rientro in studio di Maria De Filippi ad Amici. Succede l'incredibile, è stato chiesto proprio al pubblico di non effettuare urla, di non gridare durante la trasmissione e inoltre è partito un lungo applauso all'ingresso di Maria De Filippi. Ovviamente dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo sono riprese le registrazioni di Amici, il pubblico è già arrivato agli studi, alcune talpe hanno rivelato che la produzione ha chiesto di fare per rispetto nei confronti proprio del marito di Maria De Filippi, di fare attenzione alle urla e soprattutto di non esagerare nei cori, quindi niente cori e urla in questa puntata di Amici. Abbiamo saputo proprio, hanno detto alcuni, che è stato chiesto espressamente al pubblico di non urlare. Ovviamente la richiesta ci sembra abbastanza giusta per quello che è successo nei confronti proprio della conduttrice. Intanto andiamo alle anticipazioni, Mattia passa al serale, Samu conquista anche la maglia, quando gli ha dato la maglia Emanuello ha detto conta quante maglie ci sono a destra e ne contava 4, a sinistra ne contava 3, poi ha detto che 3 e 4 non gli andava bene, doveva equilibrare, gli ha dato la maglia. Federica passa anche al serale, prima che ottenesse la maglia il pubblico in coro urlava maglia, 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 Risa si è unita al pubblico e le ha indicato la felpa d'oro. La cantante si è commossa per approdare al serale. La cantante ha cantato Meno sola anche Alessio. Passa al serale. Wax ha cantato Turista per sempre per ottenere anche la maglia. Pachi è eliminato dalla Celentano perché lo preferiva a Samu, ma alla fine è entrato Alessio e pertanto ha visto qualcuno di ancora più bravo. Ciò scatena un'accesa discussione con Raimondo Todaro ed è stato eliminato anche la new entry Mezcal da Rudy Zeppi, ma potrà fare i casting l'anno prossimo. Intanto amici si prepara al serale, amici di Nova News 24, diteci voi cosa ne pensate. Una puntata modesta, quella che c'è stata ovviamente oggi, che si sta registrando negli studi di Amici, perché ovviamente quello che è successo dopo la morte ovviamente di Maurizio Costanzo, bisogna avere rispetto e questo, per questo ci stringiamo al cordoglio di Maria De Filippi e di tutta la sua famiglia. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.